Buongiorno a tutti, siamo all'Expo 2015 per Affari in Bottega, le interviste di Affari Italiani alla Bottega Birra Moretti all'interno del recinto dell'Esposizione Universale. Oggi ho il piacere di trovare un amico e una persona che ha lavorato fin dal principio a questa Esposizione Universale, Matteo Gatto, architetto, e l'architetto che ha firmato il master plan dell'Expo, cioè la disposizione attuale dei padiglioni e dello spazio interno, e quindi dal principio ha lavorato a quello che oggi effettivamente possiamo dire è un luogo architettonico per eccellenza. Matteo, raccontaci che cosa hai fatto dal principio ad adesso. È stata un'esperienza bellissima di cui sono grato, perché innanzitutto sono stato fortunato a trovarmi a lavorare con grandissimi architetti al principio. Ricordo che abbiamo concepito questo progetto insieme a 5 grandi architetti: Stefano Boeri, Ricky Bardet, Joan Busquets, Jacques Herzog di Herzog de Meuron e William McDonough dagli Stati Uniti. Insieme con loro abbiamo disegnato questo master plan lavorando con ragazzi giovanissimi. Infatti sono contento anche di questa esperienza, perché abbiamo tirato su ragazzi che quando hanno iniziato, una ventina, avevano 24 anni e che oggi sfiorano quasi 40, e quindi così giovani non sono più, se si può dire, ma con loro abbiamo fatto un progetto che oggi vedere incarnato, realizzato e vissuto dalla gente ci rende molto orgogliosi e felici. Perché appunto la parte architettonica era in uno spazio comune, no? in un loft, quindi c'era il principio della condivisione delle idee, del brainstorming, e questo alla fine ha pagato, cioè ha portato alla possibilità anche di integrare l'architettura dei padiglioni dei paesi con quella che è l'architettura invece del parco vero e proprio. Sì, il nostro è stato un progetto proprio del parco e poi le regole con cui ogni singolo paese avrebbe dovuto sviluppare il suo proprio progetto. Siamo contenti perché, come dicevamo, lo dicono anche recenti sondaggi, il 75% delle persone che viene in Expo si dice entusiasta di quello che vede, specialmente dell'esperienza architettonica e dello spazio che abbiamo creato, e come diceva Churchill, forse l'altro 25 mente. Quali sono i padiglioni che ti piacciono di più? Dai, confesso. Confesso, anche se sai che è poco carino mettere uno davanti all'altro. I padiglioni che ti hanno colpito? Vabbè, uno l'abbiamo fatto noi, quindi in questo sono polite, ed è il padiglione zero, curato da Davide Rampello, l'introduzione alla mostra, l'introduzione all'Expo, tutta la storia del cibo, migliaia di anni riassunti in grandi apparati scenografici di grande prestigio ed effetto e stupore, che generano stupore. E poi devo dire, io ho due mie chicche personali: una è il Bahrain, un piccolo padiglione che è pura poesia, un giardino diciamo sahariano o subsahariano, e l'altro invece è per me il padiglione del Giappone, per come è costruito, realizzato e anche per l'offerta di contenuti. Ci aggiungo l'Austria, perché è particolare, è molto particolare, ma ce ne sono veramente tanti altri belli. E quello con l'idea più originale? Ma sicuramente quello con l'idea più originale e più gradita dalla gente forse è stato il Brasile, questa idea di sorvolare la foresta su questa grande rete. Senti, poi passiamo a dove siamo. Siamo alla Bottega Birra Moretti, uno degli sponsor dell'Expo, Official Beer Expo 2015. Qual è il tuo rapporto con la birra? Beh, io sono un amante della birra, l'ho scoperta in età matura, diciamo, e l'ho scoperta con alcuni prodotti tipo le birre crude, magari un po' meno gasati. Devo dire che Moretti qui in Expo sta facendo un lavoro strepitoso, noi siamo molto contenti, hanno creato un padiglione che è degno di essere il padiglione di un paese, quasi, dalla grandezza e dalla qualità del padiglione. E poi questa idea di portare anche birre provinciali, regionali, con prodotti che nuovi sul mercato qua all'Expo, è stata un'esperienza che abbiamo gradito molto. Allora approfittiamo dell'altoparlante per offrirti, prego, avanti dalla Damara, grazie mille, regionale friulana alla spina. Io volevo provarla perché mi avevano detto che era molto particolare, è una birra molto fruttata. E a me piacciono quelle che si scostano un po', quelle che hanno questi sapori un po' più ricercati, e devo dire che questa nuova offerta appunto mi ha sorpreso. Quindi, architettura fatta bene di questo padiglione, il prodotto ti piace, ma la birra tu la bevi anche d'inverno, la bevi solo d'estate? No, io la bevo sempre. Devo dire una cosa,
Il tema, la sfida del nostro progetto era quella che ogni metro, ti ricordi Andrea, l'avevamo fatto anche insieme questo passo, potesse essere un'esperienza anche degustativa, cioè noi credevamo che in fondo convincere oggi 10 milioni, 20 milioni di persone a venire facendo magari 10.000 km di aereo potesse essere solo possibile se dietro c'era un'esperienza da offrire. E quindi quella del cibo è stato una grande aiuto, fortuna, perché il cibo si può sperimentare fisicamente. Allora, in questo padiglione io apprezzo molto il fatto che si coniuga un tema come quello della sostenibilità nella produzione, la tradizione, lo sviluppo di tante tecniche, ma anche la possibilità, come vediamo adesso, di fare esperienza diretta della qualità del cibo e del prodotto italiano. Alla salute, da bere in buona compagnia. Grazie mille. Grazie e alla prossima Affari in Bottega. Auguri.